Mossetti era molto fiducioso, abbiamo cercato nei colloqui con lui nei giorni scorsi di smorzare un po' i suoi entusiasmi. Lui era convinto che si arrivasse a una sentenza di assoluzione sulla scorta del semplice ragionamento che se non sono stato io perché dovrei essere condannato. E quindi sono sicuro che questa è stata una mazzata grossissima e fortissima per lui, speriamo che abbia la forza di continuare a battersi come ha fatto fino adesso. Giacomi, l'abbiamo visto andare via, ha incontrato Massimo Bossetti? Ha incontrato Massimo Bossetti, sì, si sono salutati, si sono stretti in un abbraccio insieme a noi e basta. Posso chiedervi cosa vi ha detto Bossetti, se vi deve dire qualcosa? Non è giusto. Le parole di Bossetti sono state non è giusto? Non è giusto, non sono io il colpevole. Perché devo scontare questa cosa che non ho fatto niente? Decisiva è stata la prova scientifica. E non lo sappiamo, quando ci sarà la motivazione. Rito abbreviato non sarebbe stato un po' più prudente? No, assolutamente. Alla luce di questa sentenza, perché no? Perché no? Il rito abbreviato poteva esservi utile? Era uguale, il risultato era la stessa cosa. Con l'ergastolo lo sconto di un terzo della pena? Non è vero, lei non conosce bene il codice. Lo spiega male lei. Ecco, lei non conosce bene il codice. Vada a studiare, che lei ha studiato 30 anni. Che ha studiato poco, va. Vada a studiare. Faccia i servizi sulla Senna, che è meglio. Vada in riva alla Senna, che è meglio. Con la pena dell'ergastolo, l'avvocato ci spiega?